quando Thomas dice di Paul Fusco: mi ricordo le sue foto, ma non mi ricordo davvero chi fosse lui e come fosse lui. In qualche modo si ha l'impressione che tu abbia voluto rimettere accanto alle immagini di Thomas Oetker la persona Thomas Oetker, che spesso non assomiglia alle foto che lo hanno reso celebre. E allora la domanda è ovvia, cioè come sei entrato in contatto con Thomas Oetker e come hai costruito il rapporto, la confidenza che ti porta a essere presente con loro e assente, rifiuti anche la fetta di mela che ti viene proposta, no? Cioè ti sei in qualche modo trasformato nella mosca sul muro che ad un certo punto viene citata. I speak Spanish, but I need a translation. Parla spagnolo, ma ha bisogno della traduzione. Okay, so this is a very philosophical question. I try to answer. I met Thomas in 2019. I asked his manager, who lives in Hamburg, also Margot Klingspan, if it's possible to make a film about Thomas Oetker, because I saw retrospective in 2016. 2006, and that was the first time I saw this picture on a big screen. It was really, my heart was bumping, and I saw these pictures and said, "Yeah, I want to know the man behind these pictures and behind this special view to the world." And then I asked his agent in 2019, and she said, "No, it's not possible to make a film, not because of his Alzheimer's." I knew that he has this illness. It was because she said he's so busy, he has so many projects, he lives in New York, and he's never in Germany, so no film. And 2 weeks later, I got an email from his wife, Christine, and she saw my first feature documentary, El Viaje, about a Chilean musician who was her loved act in Chile. And so she wanted to meet me and invited me for breakfast. And then we meet together. And Thomas was very quiet and said nothing, and I talked to Christine and so on. And he took photos and he did a joke, but he was not talking. And I said, "Okay, this is kind of a photographer, and they don't like to talk, they like to take pictures." And we had a chat of 1 hour, and we agreed that we will have this film, we will do this film. And she said, I'm sorry? Translation. And she said, let's do the film, but you have to know Thomas has Alzheimer's. And that was very tricky for me. I said, wow, I never wanted to do an Alzheimer film, but in the next thought, I thought that, well, the man who recovers memory for all of us is losing itself.
and it's Al's memory. And that was the point where I said, okay, this is the point, this is the topic I found very interesting to do as a film. Yeah. Sorry. That's great. Sì, allora la domanda è una domanda molto filosofica. Nel 2019 sono entrata in contatto con la manager di Thomas, che anche lei vive ad Amburgo, e le ho chiesto se potevo lavorare con Thomas, fare un film su Thomas. Infatti nel 2006 avevo visto una retrospettiva con le opere di Thomas, una retrospettiva che mi aveva colpito molto perché per la prima volta vedevo le sue opere in grande formato. E quando ho visitato questa mostra ho sentito subito il cuore battermi forte e volevo veramente conoscere l'uomo che stava dietro tutti questi lavori. Quindi nel 2019, come dicevo prima, sono andato dalla sua agente a chiederle se potessi lavorare con Thomas. E l'agente mi ha risposto che non era possibile, non tanto perché Thomas avesse l'Alzheimer, ma perché aveva tantissimi progetti, era sempre impegnato, viveva a New York. Però 2 settimane dopo sono stato contattato dalla moglie di Thomas, Christine, che mi ha inviato una mail. Christine infatti mi conosceva per un lavoro precedente che avevo fatto, che si chiamava El Viaje, che riguardava un musicista cileno che lei aveva conosciuto, che aveva tanto amato, e quindi mi voleva invitare per una colazione. Quando sono stato invitato a questa colazione e ho parlato con Christine, era presente anche Thomas, però Thomas era piuttosto silenzioso, non parlava molto, ogni tanto faceva qualche scherzo, però rimaneva silenzioso, quindi ho pensato che fosse uno di quei fotografi a cui non piacesse troppo parlare e che voleva semplicemente fare fotografie. E dopo qualche ora di conversazione ci siamo messi d'accordo su questo film. La moglie di Thomas mi ha detto: sì, possiamo fare il film, però devi sapere una cosa, Thomas ha l'Alzheimer. E per me all'inizio è stato un po' difficile, perché in realtà non volevo davvero fare un film sull'Alzheimer, però poi ho pensato che le fotografie di Thomas sono nella nostra memoria, sono nei ricordi di tutti noi, e alla fine la persona che ci ha lasciato così tanti ricordi sta un po' perdendo se stesso e sta perdendo le proprie memorie. E alla fine per me si è trattato anche questo di un argomento importante. Infatti mi scuso perché prima, presentando il film, ho detto Lost Memories anziché Dear Memories, e mi è venuto in mente in questo momento di aver detto il titolo sbagliandolo, perché è un po' la sostanza del film. Ovviamente un altro attore invisibile del vostro film, cioè non solo tu hai scoperto che Thomas aveva l'Alzheimer in quel momento, ma è anche esplosa la pandemia nel momento in cui avete cominciato a girare. Com'è stato organizzare un viaggio coast to coast in mezzo a quel momento storico, e cosa ha significato anche dal punto di vista produttivo, in qualche modo? Ok, understood. Yeah, that was really tricky because we had planned the journey in March 2020, and there comes the pandemic and nobody knows, and we had to deal with it, we had to cancel the travel, and we had to try to find a way to go to the US, to enter the US, because nobody could cross the border in that time. And we were lucky that we were allowed to enter the US and have this travel. And well, into the country was really tricky, because the main problem was that Thomas photography is not landscape photography, it's people photography. And when you don't have people in the streets, it's really
for him to take pictures and for us to have the story in the camera. So yeah, that was really tricky. Allora, sì, è stato piuttosto difficile perché all'inizio avevamo programmato un viaggio per marzo 2020, poi è scoppiata la pandemia e ci siamo dovuti gestire di conseguenza, perciò abbiamo cancellato il viaggio. Poi abbiamo dovuto trovare un modo per riuscire a entrare negli Stati Uniti e per avere il permesso, perché ovviamente le frontiere erano chiuse. Siamo stati fortunati, siamo riusciti ad avere le autorizzazioni per fare il nostro viaggio. Però comunque si è trattata di una situazione difficile perché Thomas non è un fotografo di paesaggi, ma è un fotoreporter, fa fotografia di persone. E non essendoci persone per le strade, era difficile un po' per lui fotografare, ma anche un po' per noi costruire la storia nella nostra telecamera. Sorry. Yeah, and later it was in the editing room because the film were built there. So the first step is to make the film and to have it in the camera. And then with all this material, 70 hours of filming, you have to convert it to a 1.5 hour film. And Thomas, we need to have this travel in 2020 because we knew that Thomas, with his Alzheimer's, were going down was getting worse, and we tried to have this travel, and we had to fix it later in the editing room, and see how with which meter scales we could arrange this story between the travel, the photography, then his memories that were put in the film by radio interviews we found in the archive, and sì, poi c'è stato anche tutto il processo di montaggio. Volevamo infatti fare un film e avevamo 70 ore di riprese che dovevamo in qualche modo convertire in un'ora e mezzo di film. Quindi il viaggio l'abbiamo dovuto fare assolutamente nel 2020 perché sapevamo che Thomas aveva l'Alzheimer e la sua condizione peggiorava di giorno in giorno. Perciò in una fase successiva, in quella del montaggio appunto, abbiamo dovuto cercare un modo di strutturare questa storia. E abbiamo dovuto suddividerla un po' nella parte che riguardava il viaggio, la parte che riguardava la fotografia, ma anche poi le stesse memorie, gli stessi ricordi di Thomas, che abbiamo inserito all'interno del film attraverso delle interviste radiofoniche che abbiamo ritrovato negli archivi. Ci sono domande dal pubblico? Vado avanti io. Mi sono cercato. Questi materiali che hai intrecciato alle riprese, ci sono anche queste parti del saggio di Thomas, del 6, che non sono riuscito a capire se è la sua voce che legge o se è la voce di un attore molto simile alla sua, e sono impressionanti perché lui si sottrae costantemente alla definizione di artista. E poi però alla fine Paul Fusco lo definisce una specie di nuovo artista rinascimentale. Ecco. E tra questi due poli è un po' il paradosso della personalità, cioè l'automatismo della fotografia è però il grande lavoro di costruzione dell'immagine. E appunto come hai deciso di usare questa
la parte del testo scritto, insomma, dei saggi, e come ti è venuta l'idea appunto di alternarla al resto della narrazione? I think it was the lack of the possibility to talk with Thomas. We had tried to make interviews. I put one in the film, in the middle of the film, to see how Thomas really is thinking, is talking to us. And it's not possible to talk with him in a deeper way. So we had to find a way to recover his memory, his thoughts as an artist, as a photographer, and that was the way we found, first of all, about the essays, and the second way with the interviews, the radio interviews we found in the archive, yeah. Sì, penso che la scelta sia stata dovuta molto dalla mancanza di possibilità di parlare con Thomas. Infatti abbiamo cercato di fare un'intervista con Thomas, ne abbiamo messa una anche nel film, però si vede proprio che Thomas non riesce a sostenere l'intervista e non è possibile condurre con lui un dialogo che sia un po' più profondo. Quindi abbiamo dovuto un po' cercarlo come artista, come fotografo, anche all'interno dei materiali. Di materiali che abbiamo trovato, in particolar modo i saggi, come è stato detto, ma anche le interviste radiofoniche. C'è una scena che, anche rivedendo adesso il film, mi colpisce tantissimo, ed è l'incontro con suo figlio, perché si arriva a capire che la persona con cui lui sta parlando è il figlio solo in un secondo momento, e dopo aver detto che lui non ama fotografare i bambini, non riesce a guardarlo senza sovrapporgli la sua immagine di bambino davanti al corpo di adulto. Cioè, come è avvenuto questo incontro? Come è stato? Perché l'impressione è che ci sia anche molto non detto da parte del figlio, che lui dica sì, ho avuto una infanzia, un'adolescenza, ok, sapevo che tu eri, andavi e venivi, ma allo stesso tempo tu inserisci un primo piano dove l'impressione è che lui non stia dicendo davvero quello che è il rapporto con suo padre. Well, I think this part doesn't really fit in the film, but I thought it's really important to show this relationship between the son and the father, because this is the flip side of the stardom of a photographer. He's always on travel, he's always on a journey, and if he's not on a travel, he's at home and preparing the next travel. So, and he was not really a good father, I think. And it was what this scene shows us, yeah. Because he's so shiny and he's so funny and such a good person. He really is. But that's the flip side that the family has to deal with it. It's I think it's hard. Sì, per me è una scena che non si inserisce molto bene all'interno del film, però ritenevo importante mostrare la relazione tra padre e figlio, perché è un po' il rovescio della medaglia, no? Dell'essere una persona famosa, dell'essere un fotografo famoso. Si è sempre in viaggio, si gira sempre il mondo, e anche nel momento in cui si sta a casa si prepara il prossimo viaggio. Quindi semplicemente Thomas non è stato un buon padre, e questo è quello che mostra la scena. Ovviamente Thomas è una persona divertente, una persona buona, molto simpatica, però alla fine il rovescio della medaglia è che non è stata una persona presente per la famiglia, e la famiglia poi alla fine dovrebbe fare i conti. And it's a little bit incredible because he is showing
about his photography. He's showing the life of other people and children, laughing and family business and so on. And he by himself does not have his ability to create it. E la cosa incredibile è che nelle sue fotografie vengono sempre mostrati gli altri, le vite degli altri, i bambini, gli affetti, la famiglia, però lui probabilmente non è stato in grado di costruire, di creare questa relazione, questo rapporto con la famiglia. Rilancio al pubblico una domanda, una curiosità, un complimento. Now he's not the person you saw right now on the screen. He's in a bad state. He's in a home, not in his home. He's in a home with other people with the same dementia. And I would not say he's gone, but he's on his way to another stage. Allora, non è la persona, Thomas non è più la persona che avete visto nel documentario, ma purtroppo la sua situazione è peggiorata, è in una casa di cura con altre persone che soffrono della stessa malattia, dello stesso tipo di demenza. Non direi che se n'è andato, però diciamo che è nel suo viaggio verso un'altra fase. But I think he was very lucky that he could work till this day, so that he could travel, that he could be part of the society by his work, by his humor, by his ability, because of his wife too, because of his profession and because of his wife and this strong woman, which makes it possible, yeah. Ma comunque penso che sia stato fortunato a poter lavorare fino agli ultimi giorni, diciamo, a poter viaggiare e a poter essere parte della società attraverso il suo lavoro, la sua ironia, la sua sensibilità, la sua visibilità. Grazie anche sì alla sua professione di fotografo, ma soprattutto alla moglie, che è veramente una donna straordinaria e molto forte. Yeah, and I think in that sense it's not just a film about a famous photographer, but a film about a strong woman and a strong partnership. E penso che non sia solo un film fotografo famoso, ma anche su una donna molto forte e una relazione molto forte. Credo che possiamo appunto ringraziare con questo applauso Nawel e appunto ricordatevi di votare e noi ci vediamo alle prossime occasioni, ai prossimi incontri con i film di Visti da Vicino. Buonasera. Grazie.